Ciao ragazzi, di cosa parliamo oggi? Ma dov'è Franco? Non lo so. Ma sai che doveva arrivare un po'. Ma proprio qua fatto. Deve venire a pulire, scusi. Scusi, proprio qui scusi, deve venire a pulire. Vabbè, abbiamo capito, è ottobre, ci sono non le foglie. Non ti sposi più, non ti sposi più. Ma che razza di servizio è questo qua? Dai, non so io, ma ti sembra la maniera? No, fate pure, andate avanti che non c'ho voce, dai. E poi non hai il giubbetto verde, quello dell'AMS? Tu sei sposato? No. Non sei sposato? No, vai. Via, scopalo! Scopagli più. Grazie, comunque. Prego. Grazie. È autunno. È autunno, cadono le foglie e noi giustamente abbiamo portato dei veicoli autunnali. Il suo è anche un po' in tinta, secondo me, sì, col colore. Sì, sì, questa cosa autunnale. Che però Honda e Yamaha si mischiano per presentare i modelli mi fa troppo ridere. È bella, solo voi potevate farcela. Vabbè, è un confronto che c'è da sempre, dai, sì, questo. Confronto amichevole, bello, sì. Mi piace molto. E questi che sono il re e la regina del commuting urbano, quello di alta classe. Qual è il re e qual è la regina? Qual è il re e qual è la regina? Caspita, tutti due maschili. Caspita, ma sì, però. Sì, però secondo me è più regina o a Roma. Sì, dai, è più elegantino. È più elegantino. Sì. SH, il suo ha un'idea un po' più sportivo. Il nostro è un po' ci più sta, elegantino. Ci sta, è più il re leone, mi viene in mente, un qualcosa del genere. Al semaforo li mangia tutti. Li questo. Mangi tutti? Sai che siamo sicuri, dobbiamo fare la prova di accelerazione anche sai oggi. Che non si può dire, ma sai che è venuto giù a 160 in autostrada? Si poteva in quel pezzo lì, vero? Sì, perché è sotto la Germania quel pezzo. Ah, sì. In quel pezzo lì Saronno, lui va di a Monaco. Deroga perché ha fatto un gemellaggio dei comuni. Scende puoi fare 160. Sì. Beh, con un 300. Wow. Sì, a parte che è un po' in discesa, però siccome ero in ritardo mi sono messo lì, cazzo, era proprio la lancetta spaccata su 160 all'ora. Cos'è il fine corsa? 160. 160. Sì, sì. Poi dopo effettivi magari non lo saranno. Sì, però è un bel andare. Cammina, sì. Non c'è che dire. Allora, sì, devo dire che secondo me questa cilindrata è una cilindrata intelligentissima sugli scooter. Cavolo, no? fai tutto con questo. Esatto. Sia un po' di turismo, utilizzarlo per tutti i giorni, per lavorare. Fare un... No, poi hanno un grosso vantaggio del peso, che sono leggerissimi. Quindi con un motore brillante, il peso contenuto ti permette di usarli nel traffico come se fossero degli scooter più piccoli. Certo, sono comunque due filosofie diverse, no? E sì. Anche per questo ci è piaciuto sì. Metterli uno di fianco all'altro. Infatti... L'SH più... Diciamo, il nostro è più sottile, è più cittadino, no? È pensato proprio per l'uso urbano in primis, quindi hanno cercato, no, di attillare la carena il più possibile, quindi molto rastremata. Vedete, vieni Pasca, vieni a inquadrare le pedane. SH è nato con la pedana piatta, è sempre stata una delle sue caratteristiche più apprezzate dalla clientela, e quindi come puoi togliere la pedana piatta a una clientela che ci deve appoggiare sopra qualsiasi cosa, il borsone della palestra, le bottiglie dell'acqua, la nonna, Bobiese con la scopa, lì qualsiasi sta, cosa ti capita. Lì ci sta più una borsa di Louis Vuitton, che è un borsone dalla palestra. Beh, effettivamente non la puoi... Cioè, una volta, però ragazzi, si può mettere, quando le prestazioni erano inferiori e tutto, si poteva fare quelle pedanone che tipo Panfilo che non finivano più. Adesso la rigidità strutturale inevitabilmente va migliorata. E comunque il tuo fa 160 indicati, questo a 150 ci arriva, nonostante col parabrezza di serie sia sconsigliabile. Appunto, hanno dovuto accorciarla, ma soprattutto il telaio hanno dovuto rinforzarlo tanto. Sì. Triplo trave, quindi c'è un trave centrale più due traversini laterali. Per evitare appunto che in fase di frenata e di inserimento di curva ci siano delle flessioni del telaio che genererebbero delle perdite di stabilità e senza dubbio inficerebbero la guidabilità, che è ottimissima perché comunque con le ruote da 16 questo qua la sua stabilità ce l'ha, anzi direi, dà proprio l'idea di essere maneggevole. No, direi che per un pedana piatta assolutamente anche in velocità si comporta molto bene. Pedana piatta, sì, così. Sì. Pedana piatta. Oppure papero. Perché a forma di la cosa pandero. Interessante, per esempio, che stavo notando dei due colori, no? Di come, cioè, mi aspetterei di più un colore come questo Honda qui, sportivo così, su un X-Max. Invece, sì. In realtà, praticamente è già fatto, sì, però. Ha fatto, beh, cioè, questo l'ha fatto il più elegante possibile. Bravo, recuperano com'è? In eleganza nella colorazione, sì, e noi sì, invece sì. Recuperiamo in sportività. No? Sì, bene, sì, invece sì. Questo non è un pedana piatta, caro Paolo. No, questo vabbè, è il classico concetto di scooter Yamaha, dove la filosofia della guida sportiva è sempre la prima regola, e quindi hanno sacrificato lo spazio, diciamo, sulla pedana, mettendo comunque un grosso spazio sotto la sella, quindi sotto la sella abbiamo un ampio spazio, però hanno dovuto comunque ridurre il diametro delle ruote, e infatti sono più piccole rispetto all'Honda, ma sono più larghe di proprio
come larghezza, sono da 14 al posteriore e 15 all'anteriore. Una sezione un po' più larga, no? Sì, sono più larghe, sì, assolutamente. Sono proprio fatte per guidare, avere un po' più di appoggio in curva. Uno dice, ma come? Cioè, dove devi andare? Però effettivamente se fai la classica gita fuori porta e ti fai qualche strada, o vuoi andare al mare, ti fai la Serravalle, le curve della Serravalle con questo non fanno paura. Sì, l'ho visto, ginocchi paura. In terra e tutto, con tutta di non pelle. Non faccio fatica a crederlo. Fate finta, niente, poi, mi sa che siamo nel mezzo di un trusco tra un... Succedono cose strane in questo parcheggio. Stiamo rovinando un pochino il piano. Succedono cose strane. Succede. Va bene, mi aprite i vani sottosella, ragazzi? Certo. Io qua, faccio versione cliente. È facile aprire il vano sottosella? Allora, ci vuole la laurea in ingegneria meccanica? No, questo allora, innanzitutto faccio vedere che la chiave è un tipo transponder, ma penso che anche Honda abbia anche lei. No, anch'io Pasche, guarda. No, poi aspetta! Buono. Un transponder che basta solamente avvicinarsi, si dà il consenso all'accensione, si va su open e da qui si può schiacciare sit per aprire il sottosella. Okay. Qua adesso c'è tutta la ma mia. È bello perché è tutto vero, naturale. Sì, è proprio vedere qua proprio lo e spazio. E ci stanno quanti caschi? Due caschi integrali. Grosso, sì, quindi un borsone volendo ci sta anche perché è messo per la lunga. Diciamo che in palestra si può andare anche con questo. Va bene. E poi la roba la lasci direttamente qua perché comunque si asciuga. Assolutamente. E la usi la volta. Esattamente. No. Lasci aperto un pochino prima di entrare in palestra. Tanto trovi anche i funghi, quindi. Esatto. Se ti piacciono. C'è un mix. Mi fa vedere invece il suo, per cortesia. Guardi, l'abbiamo anche noi, lo faccia vedere bene, altrimenti dopo mi dice il mio non si è visto. Vedi, l'abbiamo anche noi, abbiamo anche il tastino, vedi, questo è utilissimo perché fa lampeggiare le frecce. E tu ti chiederai a cosa serve? Sai quanti SH ci sono in giro a Milano? Ce ne sono 10 tutti uguali. In Indonesia, uno di Milano sa dov'è. Uno di fianco all'altro, uguale identico, vedi, posizioni su sit, il pomellone, e schiacci il pulsante. Comunque di è diventato apertura. Tutto più complicato, Beh, cioè una volta anche più che si apriva. È anche più sicuro. Più sicuro così. Dai, diamine, questo è codificato, se il lado non ce l'ha, non ce l'ha. Il Dervano. Ci sta un casco integrale, quindi l'hanno ampliato, no, in profondità, hanno svasato anche la sella proprio per farci stare l'integrale. Ci stanno anche integrali impegnativi e anche quei modulari, quelli con la cresta, con le antenne. Presa di corrente 12 volt comoda sotto la sella. Ovviamente il serbatoio di carburante in questa posizione. Non ci stanno i due caschi, ma la Honda ti dà di serie, incluso nel prezzo, The il bauletto posteriore. The Bowlets. E quindi due caschi ce li facciamo stare con. Serbatoio loro l'hanno posizionato proprio in mezzo, dove lì c'è lo spazio per il borsone. Quindi in quest'area qua. E la cosa, ovviamente, che loro pensano sempre alla guida è posizionare i pesi il più in basso possibile. Quindi esatto, abbassamento del massimo. Esattamente. È una cosa che non vi ho detto prima, che questo scooter, nel primo X-Max della storia che hanno fatto, perché arriva dal T-Max, hanno fatto la doppia piastra forcelle come una moto. Prendete piastra superiore e piastra inferiore sotto per legare le forcelle, per avere una stabilità maggiore. Certo, uno dice, caspita, ma cosa serve avere questa? È una sicurezza attiva. Una sicurezza attiva. Il fare uno scarto in sicurezza a 100 all'ora potrebbe, cioè, con questo lo fai veramente in sicurezza. Non è il classico scooter che ha degli ondeggiamenti e comincia, anche il modello precedente era più scooter. Si avvicina sempre di più a comportamento che deve avere una moto in sicurezza, soprattutto date anche le velocità che sono aumentate tutte di questi scooter, certo. Cioè comunque voglio dire. Sì, comunque anche la sensibilità di guida, il piacere di guida stesso nel trageovamento, perché una maggiore rigidità ti dà più sensibilità. Ok, diamo un'occhiata, prima di vedere la strumentazione, ci fate vedere altri vani, se avete postazioni per cellulari, per... Sì, questo qui è dotato di due vani sulla plancia e si apre uno sotto chiave, diciamo, che è questo, dove c'è anche una presa. Esatto, per caricare, eccola qua, eventualmente. Bella questa finitura a forma di cucitura, sì. Molto molto simpatica. E poi questo invece, che non è sotto chiave, è uno sportello veloce, pratico, per insomma da utilizzare, diciamo, non per cose di valore, ecco, tutto quanto. Ok, Simone? Noi invece abbiamo una carenina piccola, sottile per sguisciare nel traffico dappertutto, e quindi abbiamo un solo vano, velocissimo, pronti via, non è sotto chiave, ma serve giusto per appoggiare il biglietto dell'autostrada piuttosto che i guantini del guidatore o qualcosa. Telecomando di casa. Tanto che siamo lì, partiamo dalla strumentazione del SUC. Lo SUC, Pasch, vieni, giro dalla parte di qua così ti lascio un po' di space.
attiviamo il sistema premendo il pomellone, posizioniamo su on, si accendono tutte le fanalerie, sono tutte a LED, full LED assolutamente. Dopo le vediamo. E direi mettiamolo anche in moto, dai, così almeno. Ecco, vedete, la spia dell'ABS è accesa perché siamo fermi. Come ti metti in movimento, fa il suo check, si spegne la spia. Questo è l'ABS ovviamente indipendente, anteriore e posteriore, grossi dischi dei freni. Qui vediamo gli indicatori, che sono bellissimi dal mio punto di vista perché rimangono analogici, come anche il collega della Yamaha, e nel computerino possiamo vedere i contachilometri parziali e totali, ma anche e soprattutto un pratico indicatore dei consumi, sia istantanei sia medi, che possiamo resettare quando ci fa comodo. La versione aggiornata che arriverà in fiera, ve lo dico in grande anteprima, avrà come benefit, oltre all'orologio che già c'è, la temperatura esterna. Perché okay, al momento ancora non c'è, ma arriva. Può servire. È utile, senz'altro. Sguardo alla fanalata lì davanti, poi passiamo invece all'X Max. Vedete, bellissime questi inserti, no? Queste luci di posizione a LED con questo design un po' a freccia, un po' allungato in avanti. Ovviamente abbagliante e anabbagliante, anche loro sono assolutamente a LED, così perfetto, come anche il fanalino di coda. Ce lo spenghi per favore. Ma Euro 4 non inquina questo. Sì, no, ma è solo per il rumore. E poi perché stiamo disturbando veramente un ciuccio di quelli dell'ora di pranzo. Stavo mangiando la banana, sì. Come siete che si nutriva prima. Io schermo le targhe, non vorrei mai qualche casino. Va bene, vai. Ecco qua invece la nostra strumentazione molto completa, con ampio display centrale e contachilometri analogico e contagiri analogico. Lo accendiamo sempre lo stesso. Chiaramente io sono sempre in riserva di carburante. La fortuna però di questo scooter è che mi permette di con la riserva ritornare a Saronno da Milano. Quanto fa con un litro? E quanto fa poi quello che non si... Sì, sono molto forti entrambi. Questo qui abbiamo provato, in un utilizzo urbano, extraurbano, riesce a fare 35 km con un litro, perché sfrutta la nuova tecnologia Blue Core per la diminuzione degli attriti proprio a livello termico, e quindi consuma molto meno e aumentano le prestazioni. Il display è completo, fornisce tutte le informazioni, dalla temperatura, consumo medio, temperatura del liquido, hanno veramente messo tutto quanto, tutte le informazioni che quanti chilometri al cambio della cinghia, al cambio dell'olio, al tagliando, la velocità media, consumo medio, quanti chilometri ancora puoi percorrere prima di dover fare il rifornimento. È un piccolo computerino qua, sì, abbiamo... sì, sì. Lì c'è, devo dire, tanta roba. Sì, hanno proprio reso completo tutte le informazioni. Insomma, nel caso in cui si voglia fare un viaggetto, con questo lo si può fare anche molto più, insomma, affrontarlo. Sì, diciamo una strumentazione più di stampo automobilistico, sì, che motociclistico, sì, come quella dell'SH. Sì, diciamo. Sì, questo è più essenziale. ABS e, per la prima volta su una piccola cilindrata, traction control. E cosa fa? Come lavora? Praticamente, prima, per esempio, in uscita di curva al semaforo per venire qua verso San Siro, striscia pedonale bianca, l'ho sottovalutata, ho accelerato, ha fatto atteso a partire, si è accesa la spia TCS, ha mollato il motore e è rimasto dritto. Porca miseria. Sì, è un grosso aiuto, non è una stupidata, soprattutto in stagioni... Anche quando poi è bello umidino per te. Sì, aiuta tantissimo. Anche perché il motore è brillantissimo, ha 29 cavalli e quindi... Certo. 29 per quello, questo? Questo ha qualche cavallino in meno, ne ha 25,2 contro i 27 della versione precedente, ma questo perché Honda ha deciso di ottimizzare l'erogazione. Quindi, per migliorare anche i consumi, che cosa ha fatto? Ha abbassato un pochettino il regime di coppia massima e, sinergicamente col sistema di trasmissione a variatore, quindi V-Matic, sostanzialmente fa lavorare il motore a un regime di giri un po' più bassino, che migliora il rendimento, e comunque sono riusciti nel migliorare l'accelerazione, anche se la cavalleria è leggermente inferiore. Consumo medio misto, 33,3 km con un litro di carburante. Anche questo motore ha delle tecnologie molto particolari, in particolare è ereditato dalla serie CRF quattro tempi, quindi le moto da cross, quelle che piacciono al nostro amico Narducci. Il sistema... Bravo Narda! Bravo! Narda numero uno! Che sposta, pensate, dalla camera, diciamo, di manovella dell'albero motore, sposta l'olio dal carter quando passa l'albero motore. È una valvola sostanzialmente che serve a ridurre gli attriti interni. Sono sistemi ovviamente che i giapponesi stanno perfezionando di anno in anno e migliorano sempre di più sia le emissioni che i consumi. Soprattutto le emissioni, esatto. Beh, certamente devono lavorare tanto su quello. Questo il controllo di trazione non ce l'ha, ma vi posso garantire, poi dopo li proveremo, magari ce li scambiamo come l'altra volta, che la ruota da 16 dà veramente tanta, tanta sicurezza, tanta stabilità. We'll be right back.
moscerini ci sono. Ma secondo me li stai attirando perché stai facendo tutto un polverone con questa. Non sto facendo polverone, sono stato. Cioè, mi hanno incaricato di pulire il piazzale qua davanti a San Siro. Questo per dimostrare che la 6 è presente la dovunque nella vita dei cittadini, lei da di più. Come vi siete trovati? Com'è andata? Fate la solita fila. Molto come diverso. Va bene. Molto come va bene. Siamo. come sono rimasto colpito. Ste robe finte proprio da TV. No, dai, veramente. Si guida veramente molto, molto bene. Certo, è più importante, cioè, dimensionalmente ti dà subito una sensazione di qualcosa di un po' più massiccio. Però devo dire, comunque, grande agilità. Anche questo, come il T-Max, che mi aveva colpito questo aspetto, si guida molto con il corpo, no? Quindi col fondo schiena. Mentre invece il nostro ha una guida che è molto sul manubrio, diciamo, molto più eretta, molto più in piedi. Questo qua invece ha una posizione di guida un po' più scooteristica, quindi un po' più inclinata all'indietro. Mi permetterei di dire che questo senz'altro è più adatto per i trasferimenti extraurbani, mentre invece il nostro mi sembra più adatto, più agile dentro la città. Signor Paolo? Confermo assolutamente quello che ha detto ed è assolutamente come me lo aspettavo, è uno scooter perfetto da regime urbano, preciso, proprio ti permette di veramente ottimizzare tutti i passaggi tra le macchine, perché veramente questo scudo stretto, cioè secondo me stando sopra sembra ancora più stretto di quello che è in realtà, quindi ti sembra di poter passare ovunque, questa è la sensazione proprio che mi ha dato lo scooter. Non posso dire niente assolutamente dal punto di vista motoristico, perché sapevo già che il motore Honda è un motore di avanguardia, prestazioni e soprattutto buonissima coppia. Ecco, quella è una cosa che ho notato molto interessante. È anche la frenata che non guasta, è una frenata importante, giusta per qualsiasi tipo di cosa che può capitare, come il tizio prima che si è buttato sotto, fuori il muso. L'ho visto. E quindi è venuto un po', però ho visto che te la sei subito, cavata alla grandissima, l'esperienza in pista paga e torna. Allora, tornate invece ai vostri prodotti. Simone, prezzi. Il parabrezza. Ecco, perché lì qua ce l'ha con lui. No, devo spiegare. Il parabrezza ce l'abbiamo. È di serie, è incluso nel prezzo. Non l'abbiamo montato perché sapevo che l'avrebbe provato Paolo. Però più o meno viene così. È un tipo sportivo. È una roba così, no? Più o meno, sì, la testa è quella. Se volete vi danno questa, con la saggina. Ecco, così. Anche un po' più compra la mani, però. Si vede bene. I ciuffozzi. Vabbè, per cui è compreso il parabrezza. È compreso il parabrezza. Secondo me è assolutamente fondamentale avere il parabrezza. Sì, no, beh, poi in questa stagione ne parliamo. Va bene, prezzi? 5.190, quindi con bolletto e parabrezza, la versione con colorazione metallizzata. 5.240, quindi 50 euro in più per la versione con colorazione opaca sporty, denominata sporty, e cerchio nero. Va perché bene. La colorazione metallizzata ha il cerchio argento. Va bene, signor Paolo? Noi invece, vabbè, diciamo che costiamo un po' di più, siamo a 5.690, ma è giustificato anche dalle maggiori dotazioni che ha, sempre più immatricolazione messa in strada, le colorazioni, il quasar bronze che vediamo, e poi c'è anche un matte grey, un grigio scuro opaco, e il classico bianco perlato. Ok, grazie ragazzi. Grazie a te. Adesso tocca a voi, però. No, finisci, sì, il no, piazzale, finisci, sono ma geloso, no, veramente. Facciamo così. E via. Poi ci diventano le balle, qui vedo continuano ad arrivare macchine, non c'è nessuna partita, nessun concerto. Oggi la situazione è calda. E qui calma, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto? Strani soggetti. Sì, ciao ragazzi. Motor Times e Motostar ancora una volta insieme. Ciao. Ciao.